conosciuto l'associazione Roma Onore, diciamo che erano in difficoltà, ho incontrato loro nelle piazze dove loro fanno un servizio. Poi capisci che in qualche maniera quello che ti è stato dato lo puoi anche, no, in qualche maniera restituire. Sono una dei milioni di persone normali che vivono a Roma, che ogni giorno entrano in una stazione, in una metropolitana o del treno, e che guardandosi intorno si rendono conto che ci sono esclusi, persone emarginate che dormono nelle stazioni, oppure spesso facciamo finta che non esistono. 5 anni fa qualcosa ha scattato dentro di me e ho sentito l'esigenza di cambiare qualcosa in questa società, ma non sapevo come fare questo cambiamento. Così ho cominciato su internet a cercare associazioni di volontariato e in questo modo ho trovato Dino e la sua associazione Roma Amor. Questa stazione, che adesso sembra normale, una normalissima stazione, la sera si riempie invece di persone che vengono qui per cercare un po' di conforto, un pasto caldo, qualcuno che li consideri, qualcuno che parli con loro, che senta le sue storie, qualcuno con cui sfogarsi. E ci sono persone che vengono comunque extracomunitari, che vengono da vari paesi, ma anche molti italiani. Spesso donne anche anziane che magari non arrivano a fine mese, che non hanno la pensione sufficiente, in realtà molte o diverse eterogenere. Ho cominciato anche a svolgere anche alcuni servizi che prima l'associazione non faceva, come la distribuzione dei vestiti, e quindi a conoscere anche le persone in modo diverso, perché mi permetteva un rapporto più personale. Un giorno, mentre facevo questa distribuzione, un ragazzo mi si è avvicinato e mi ha guardato e mi ha detto: tu ci guardi in modo diverso. E gli ho chiesto: in che senso? Tu ci vedi? Lui è un nostro amico che fa il parrucchiere, e questi ragazzi comunque hanno bisogno di essere a posto, comunque, no? Stanno tutto il giorno in giro, hanno bisogno di essere, no, anche coccolati, sistemati, e per questo lui mette a disposizione il suo tempo per fargli una coccola, come sta facendo adesso. Il cuore del cuore è la fratellanza universale, e il cuore è il Vangelo, dove lui ci dice: qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo avete fatto a me. E la preghiera di Gesù, che alla fine dice: amatevi l'un l'altro come io amato voi. E già dall'inizio del nostro impegno ci siamo detti che non dovevamo fare le cose da soli. Qui ci sono persone di varie stazioni, c'è chi crede, chi è cattolico, chi è ortodosso, ci sono islamici, ci sono persone che non credono. Ma la cosa più importante che mettiamo alla base è proprio il fatto di essere disposti ad accogliere chi si avvicina. Questa è la cosa che ci mettiamo in comune, questo accoglierci insieme l'uno con l'altro, insomma, e portare questa cosa qui anche quando si va in piazza. Je m'appelle Condé Aboubakar, suis guinéen. Suis venu en Italie par les traversées du désert de la mer Méditerranée. Et en ce qui concerne ce voyage, c'est une très longue histoire, très difficile à expliquer. Donc c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Toscolana, cette petite ONG de Roma Amore. Et on l'a intégré volontairement pour aider les autres. Io sono il tecnico informatico di Roma Altruista, la piattaforma dove ci sono tante attività di volontariato e tanti volontari che si iscrivono per trovare le attività. E dopo 6 anni di lavoro da casa, fare informatico, ho pensato: perché non fare una vera attività concreta? Quasi 4 anni fa c'è stato un momento in cui mi sono fermata e ho detto: ma che sto facendo? Cioè, sto perdendo tempo inutilmente, perché non utilizzare il mio tempo disponibile, le mie energie per cose veramente utili, serie? Ecco perché. Tutti fratelli montani. Io per me sono tutti fratelli, come sei, sì. Fratello tu, lei e lei, sono fratelli pure i poveri per strada, senza nessuna discriminazione.